Se qualcuno ha la pagina Facebook può controllare. Zoom. Ci stanno già ascoltando, in realtà noi stiamo aspettando che ci sia il collegamento. Oh, C'è sempre una cosa. sei già live. Benissimo, allora buongiorno a tutti, cari amici del Centro Studi Sereno Regis, del movimento NOTAV, dei diritti dei migranti. Io sono Enzo Ferrara. Presento oggi questo secondo intervento del Centro Studi Sereno Regis, organizzato dal Centro Studi Sereno Regis, sui temi delle lotte non violente contemporanee, dedicato alla lotta non violenta del movimento NOTAV, in particolare alle sue capacità creative e all'incontro del movimento con i migranti che attraversano la Valle di Susa. Il prossimo appuntamento sarà il 30 marzo, dedicato al movimento dei contadini in India che lottano per la difesa della propria terra, anche questo curato da Daniela Bezzi, che sovrintende un po' tutte queste nostre attività e che ringraziamo per le presentazioni che fa anche per noi e per quanto ci sta aiutando a coordinare queste attività. Purtroppo, come presidente del Centro Studi Sereno Regis, devo notare che oggi è stata una giornata estremamente complessa. Abbiamo ricevuto per ultime le notizie dello sgombero dal rifugio, non dal rifugio, dalla casa cantoniera di Ulzio, da Ulzio, da Clavière per la precisione. Abbiamo ricevuto nei giorni scorsi notizia dei mandati, degli avvisi di garanzia che sono arrivati a chi il 1 maggio del 2019 ha manifestato in piazza anche per il movimento NOTAV, e nei giorni scorsi abbiamo ricevuto due richieste di appello per analoghe misure cautelari prese nei confronti di alcuni portuali di Genova che si sono posti negli anni scorsi, nei mesi scorsi, al carico e scarico di navi che portavano armi e materiali militari, e lo stesso è accaduto in Sardegna con un movimento di mamme che ci ha chiesto sostegno perché c'è in atto una repressione contro alcuni ragazzi che si stanno opponendo all'uso della Sardegna come luogo di sperimentazione di tecnologie militari. Quindi non abbiamo uno stato d'animo esattamente, come posso dire, tranquillo e rilassato quest'oggi, come penso molti di voi. Però proviamo a entrare nell'argomento. Io parto da una considerazione. Nel 2015, per chi non lo ricordasse, la rivista Lo Straniero, una delle riviste più autorevoli e prestigiose culturalmente in Italia, ha dato un premio al movimento NOTAV, un premio culturale quindi, con questa motivazione: premiando i rappresentanti del movimento di disobbedienza civile, forse più avanzato e certamente più radicale nell'Italia recente, mai così supina e conformista nei confronti dei vecchi e nuovi poteri come oggi, i collaboratori dello straniero esprimono la loro speranza di un contagio di questa esperienza a 100.000 altre. Non sono ottimisti sul futuro, ma che attorno alla farsa e alla violenza politica ed economica che si è espressa nell'idolatria all'alta velocità si sia creato un movimento di resistenza e proposta come quello dei militanti della Valle di Susa è per noi un serio motivo di conforto e di orgoglio. 2015, Castiglioncello del Lago, il premio lo ritirò a nome del movimento Luca Giunti. Raccontiamo una storia che è quindi a tutto tondo culturale, che ha una sua radicalità e profondità ormai anche nello spazio. Raccontiamo un territorio, raccontiamo di sindaci che si organizzano per gestirlo, un territorio difficile, complesso. Ci sono le notizie oggi di cosa sta accadendo con i terreni fondiari che vengono radunati per provare nuove modalità di utilizzo di questi terreni. Dobbiamo lottare con gli incendi. E c'è il fatto che la Valle di Susa ha una sua peculiarità, perché attraverso questa sua esperienza ha maturato anche delle capacità di resistenza che anche altri movimenti hanno cominciato a seguire. E quindi questo cosa comporta? Che effettivamente sulla Valle di Susa c'è quella che è stata chiamata una dislocazione, cioè un punto di rottura, un punto importante in cui convergono certe modalità di lotta anche di tipo politico e simboliche. E questo non va dimenticato. Mi piace ricordare, ne parlerà più tardi
il primo dei nostri ospiti, che mi scuso perché non ho ancora presentato, Ezio Bertoc, del Controosservatorio della Val di Susa, insieme a Gianna De Masi, che oggi rappresenta Carovane Migranti e che saranno coordinati da Maurizio Del Bufalo, che è il direttore responsabile del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli. Tre personaggi che ci fa molto molto piacere avere qui anche per la loro diretta conoscenza di situazioni ed episodi. Ecco, io stavo parlando della capacità anche di lettura di queste situazioni. In questi giorni ci sono stati gli espropri e il movimento ha parlato di barricate di carta, così come di fronte all'accusa di essere della sindrome NIMBY, cioè della sindrome di non avere voglia di ospitare nel proprio cortile delle attività che sarebbero state a beneficio di tutti, la risposta del movimento fu: no, noi abbiamo un grande cortile. Così si chiamava il grande cortile del movimento No TAR, che rappresentava un luogo e uno spazio di discussione a dimensione o sovranazionale. Il problema è che in questi cortili, in questi spazi, questa ironia comincia anche a lasciare dei segni, no? Cioè le persone imparano anche a gestire relazioni. E quello che succede è che da un lato il movimento si allarga, amplia le sue prospettive, si accorge per esempio dei problemi dei migranti e credo si possa ormai dire che anche questa sensibilità è ormai profondamente radicata nel movimento. Abbiamo visto anche film, non soltanto quello di Andrea Gaglianone, ma anche di altri produttori sul tema dei migranti che passano o attraverso Clavier oppure attraverso il Colle della Scala, cercano di passare perché non tutti ci riescono. Abbiamo visto un allargamento degli orizzonti, mentre al contrario, diciamo, i fautori del TAV hanno necessariamente devono assumere la strategia completamente opposta, ridurre il pensiero, ridurre le modalità di partecipazione. Ed è un po' quello a cui stiamo assistendo in questi giorni, no? La necessità di rispondere soltanto con dogmi, slogan che si ripetono l'uno sull'altro e che a un certo punto, anche quando si scontrano con le difficoltà di sostenibilità, si risolvono principalmente con azioni di forza. Le forze dell'ordine sono purtroppo la quotidianità in valle. Mi fermo qui, sono già stato troppo lungo e mi scuso. E lascio la parola quindi a Maurizio Del Bufalo, direttore responsabile del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, e lascio lui la parola perché cominciamo il nostro dibattito. Grazie. Grazie Enzo e buonasera a tutti. Grazie soprattutto a voi del Centro Sereno Regis per aver dato a noi questa opportunità di fare una puntatina nella vostra area, nella vostra regione che seguiamo da molti anni. Dico soltanto due parole per spiegare cos'è il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, penso sia giusto presentarmi. Lo abbiamo istituito nel 2005 e ha preso le mosse dal 2008, quindi sono 13 anni che raccontiamo storie di resistenze umane a 360 gradi in tutto il mondo, attraverso il cinema prevalentemente documentario. È un tipo di iniziative culturali che abbiamo mutuato dagli argentini, in particolare dai sud del mondo, perché il nostro cinema italiano è talmente bello, talmente dedicato all'estetica, che a volte dimentica queste minoranze che nel mondo si battono per avere una voce. Così noi, sulla scorta di una grande amicizia, di una grande alleanza con il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Buenos Aires, incominciamo nel 2008 a proiettare in Italia queste opere, questi documentari, e da allora non ci siamo più fermati. Ma è evidente che non abbiamo avuto soltanto occhi per i movimenti di resistenza del mondo, abbiamo raccontato anche un'Italia che resiste e non poteva mancare, sin dalla prima edizione, il racconto del movimento No TAV. Il primo a venire a trovarci a Napoli è stato Maurizio Piccione, che saluto, così come saluto Daniela Bezzi, che negli ultimi 2 anni ci ha dato un contributo importantissimo. So che stasera è in ascolto con noi, quindi grazie per averci ospitato stasera. E poi ricordo con piacere l'amicizia profonda con Chiara Sasso, con Livio Pepino. E quest'anno abbiamo avuto il piacere di avere con noi due donne molto importanti, Ermelinda Varrese e Nicoletta Dosio. Un ultimo saluto lo faccio prima di iniziare a discutere del tema di stasera ad Anna Lauriola, alla quale abbiamo dedicato tanti post, tanti ricordi e tante parole del nostro festival, perché questa ragazza ci sta insegnando veramente il coraggio di resistere. Conosciamo la sua storia, ci affascina
e ci addolora, per cui sono felice che ci sia un movimento di reazione a questa carcerazione che noi crediamo profondamente ingiusta. Speriamo che davvero presto possa tornare a casa, possa tornare fra di noi. Bene, io entro subito nell'argomento perché il festival è una cosa enorme, raccontare tutte le attività che noi svolgiamo, e le attività di diffusione, ma anche le campagne, per esempio quella sui curdi o quella per la Terra dei Fuochi che abbiamo tenuto negli anni, sarebbe lunghissimo. Stasera abbiamo già tanto da dire, anche perché i fatti delle ultime ore stanno aumentando l'attenzione verso la Val di Susa. Mi riferisco all'episodio che hai citato poco fa dello sgombero della casa cantoniera di Uls. Sono fatti dolorosi, sono fatti che richiamano non soltanto l'attività del movimento, il tipo di protesta che il movimento sta portando avanti, ormai sono quasi 30 anni, no, e credo che debba far riflettere anche su altri aspetti collaterali, come il trattamento che queste persone stanno subendo. Stiamo parlando, lo dico soprattutto per gli amici di Napoli che sono in ascolto stasera, che ci stanno vedendo, stiamo parlando di una comunità, non lo dimentichiamo, di 40 comuni, 90.000 abitanti, quindi stiamo parlando non di un paesino, non di una piccola regione, ma di un movimento popolare molto grande che ha saputo darsi delle forme, delle strutturazioni interessanti. Abbiamo avuto modo di conoscerli durante questi anni e di studiare anche l'attività del controosservatorio. Stasera abbiamo il presidente, quindi lo saluto, Ezio Berto, che saluto anche Gianna, che ho conosciuto per telefono qualche giorno fa, perché è anche lei un attivista dei diritti umani, quindi finiremo per parlare di diritti umani, ma il tema della discussione è la lotta non violenta, cioè l'affermazione di un principio di divergenza verso questo grande progetto che viene troppo spesso criminalizzato. Ricordo che al festival abbiamo portato tanti non violenti che lottano nel mondo, per esempio i Mapuche, la comunità della Patagonia meridionale, per esempio i Sahrawi, il popolo del Sahara, e hanno fatto queste scelte dolorosissime, perché forse più è tranquilla la loro lotta, più è serena, più è determinata, più provoca delle reazioni chissà perché esagerate dalla parte opposta, ed è quello che stiamo verificando anche in valle. Io credo che l'ultimo fatto che vorrei citare prima di passare ad intervistare, per così dire, ma sarà una chiacchierata molto informale con Ezio Berto, che poi con Gianna, l'ultimo episodio che ci lega in qualche modo alla valle è l'amicizia profonda con il Tribunale Permanente dei Popoli, che viene al festival da molti anni. Saluto Gianni Tognoni, vecchio amico, e quest'anno ha fatto un'introduzione bellissima alla nostra ultima edizione del 2020, quest'anno maledetto, che era dedicato ai diritti in ginocchio per la pandemia, il rapporto tra pandemia e democrazia. Abbiamo visto un po' i paesi del mondo come si comportano in questo momento difficilissimo, e lui ha saputo richiamare effettivamente l'importanza della risposta globale che non c'è stata a questo momento così difficile. E lui è venuto in valle insieme con il Tribunale Permanente dei Popoli e ha emesso questa sentenza, ha emesso questa sentenza importante nel 2015, in cui sottolineava le tante violenze fatte al movimento e al territorio, la mancanza di informazione, la repressione eccessiva, ma anche l'esclusione delle voci antagoniste dall'interno dell'osservatorio. Quindi abbiamo seguito anche il movimento NoTav attraverso il Tribunale Permanente dei Popoli. E a questo punto credo sia il momento di passare ad Ezio la parola, al presidente Berto, che ci può dare informazioni su un fenomeno straordinario di questa lotta non violenta che è stato messo in atto negli ultimi anni dalla comunità valsusina, e che va sotto il nome di Barricate di Carta, che sta avendo un epilogo ormai dopo tanti anni, ma che forse nasconde la bellezza di questo movimento, la sua creatività, la sua fantasia e anche la sua policromia, perché non è possibile classificare il movimento NoTav come un movimento solo, ma come la composizione di tante parti che si muovono in questa valle e che, devo dire la verità, in 30 anni hanno avuto la solidarietà di tutto il paese. Ora però forse è arrivato il momento di rilanciare questa solidarietà. Per questo speriamo che anche questo incontro di stasera possa dare il risultato sperato di aumentare l'attenzione su quello che sta accadendo nella valle. Caro Ezio, buonasera e a te la parola. Buonasera. Sì, l'immagine che ha dato Maurizio credo che sia proprio molto suggestiva e reale. Questo incontro è stato intitolato Creatività e Solidarietà.
Certo, l'iniziativa a cui ti facevi riferimento adesso è un'iniziativa creativa, ma quando si parla di creatività non si deve pensare al fatto che ci sono alcune persone nel movimento Motown particolarmente creative, ma si parla di una creatività, diciamo, di genere collettivo. È una creatività collettiva che è capace di sparigliare le carte e rendere a volte imprevedibili le mosse del movimento. Non c'è nel movimento, chi lo conosce lo sa bene, non c'è una rigida organizzazione con la struttura gerarchica, ma c'è una realtà che favorisce il nascere di iniziative. Questa di oggi, di quest'anzi delle settimane scorse, viene a valle di un evento che era per certi versi da Guinness dei primati, se vogliamo. Nel 2008 prima e poi nel 2012 è stata inventata dal movimento un'iniziativa di questo tipo. Per mettere dei granelli di sabbia negli ingranaggi di questa macchina infernale che vuol distruggere l'ambiente e l'economia, tra l'altro, negando i diritti, si era pensato di acquistare nel luogo dove avrebbe dovuto nascere il cantiere un fazzoletto di carta, grande poco più di un alloggio, ma di comprarlo in tanti. E questo fazzoletto di terra è stato acquistato da 1054 persone. È stato l'atto notarile più anomalo della storia, in cui per un'intera giornata in un prato vicino a Susa, nella Bassa Valle, 1054 persone sono entrate ad una dentro un piccolo container dove c'era un notaio e hanno firmato il loro atto di acquisto. Ovviamente era stato fatto questo nell'intenzione di, al momento opportuno, pensando che questo avrebbe creato delle difficoltà all'azienda, diciamo, a Ted, che è incaricata di costruire l'opera. Bene, siamo arrivati al dunque, nel 2012 sono passati 9 anni e nelle scorse settimane sono arrivate le notifiche di esproprio. Poteva essere un momento semplicemente burocratico, cioè a 1054 comproprietari di un pezzettino di terra potevano essere convocati e farne semplicemente un momento burocratico. Vale la pena osservare però già una cosa. Siccome convocare 1054 persone per fare un esproprio è un problema, TELT aveva chiesto al Consiglio di Stato se poteva essere esonerato da questa incombenza, ovviamente. Il Consiglio di Stato gli ha detto no, deve rispettare le regole e quindi TET ha dovuto in qualche modo adattarsi. Ha dovuto adattarsi e l'ha fatto in un modo tale per cui questa roba poteva veramente essere un momento in cui ognuno di questi era solo di fronte non solo ai funzionari di TET, ai tecnici, ma di fronte a quella imponente militarizzazione che circonda, che è dentro questo cantiere e circonda il cantiere. 1054 persone convocate a distanza di 15 minuti l'una dall'altra per 4 settimane intero poteva diventare essere una cosa così. Quella creatività collettiva di cui parlavo prima ha fatto sì che si trasformasse questa cosa in una sorta di mobilitazione che ha coinvolto decine e centinaia di persone che hanno dato supporto, aiuto, assistenza a tutti quelli che venivano che erano stati convocati per contestare, osservare procedure farraginose e spesso al limite della norma, della legalità. Ovviamente l'obiettivo principale è quello di annullare l'efficacia di questi espropri dove dovrebbe allargarsi il cantiere per fare uno svincolo autostradale che dovrebbe servire per i mezzi che costruiscono, che costruiranno poi il tunnel, che forse tutti non sanno, ma non esiste ancora, non è iniziato, chissà se mai si inizierà. Bene, queste persone che sono arrivate, questi sostenitori evidentemente del movimento Notav, molti che non arrivavano in valle da mesi, da anni, perché arrivavano anche da altre regioni, sono venuti, hanno ritrovato il movimento combattivo, come l'avevano conosciuto, sono entrati in questo cantiere, cratere, lunare, dove è stato costruito, scavato un tunnel geognostico, hanno visto un'imponente militarizzazione, hanno toccato con mano quello che è la realtà vissuta, direi, quotidianamente dal 2011 in Val di Susa. Questo è già un risultato, diciamo, che al di là dell'esito dei ricorsi è qualcosa di
è un qualcosa di positivo, che ha fatto vivere che un movimento è vivo, e ha dato un segnale anche, diciamo, alla controparte, la quale forse sperava in una mancanza di visibilità. Ecco, questo è uno dei tanti momenti, noi l'abbiamo chiamato una delle barricate di carta, che non sono mai però un momento in cui qualcuno delega a qualcuno di firmare delle carte bollate, no. In ogni barricata di carta, e questa è una, che si affianca alle tante barricate anche molto più reali, c'è sempre una partecipazione, un mettersi in discussione, un partecipare con l'anima e con il corpo. E questa è la differenza che fa, diciamo, il movimento notaro rispetto ad altre realtà. Siamo in un momento, in una pesante repressione, ne ha accennato già Maurizio prima, ma forse di questo magari ne parliamo dopo, se riprendiamo il discorso. Io volevo anche chiederti, ma questa storia della repressione anche non giova all'immagine esterna che il movimento ha, l'immagine che viene veicolata dai media? Cioè, troppo spesso nei nostri telegiornali, che sono l'unico modo per avere informazioni su di voi, a meno che come noi del festival non abbiamo l'abitudine di consultare i siti, di chiedere direttamente a voi degli interventi, ma diciamo il grosso del nostro popolo si informa attraverso i telegiornali, attraverso l'immagine televisiva. Non è un'immagine sempre tranquilla quella che viene trasmessa di voi, cioè spesse volte si vedono gli scontri, i fumogeni, insomma i feriti, si dà un'immagine di resistenza strenua, barricadera. E questo stride un po' con il concetto di barricata di carta, no? Non è che c'è un po' di malizia anche in questo, a cercare di far vedere la vostra immagine soltanto quando c'è il ferito o l'incidente? E noi sappiamo che non è così. Tu cosa ci dici? Direi che non è solo malizia, è molto di più. In realtà quello, il messaggio che si vuole far passare, i media la fanno da padrone in questo senso, del messaggio che la maggior parte delle persone ricevono, al di là di quelle che si informano su alcuni siti, notavo, eccetera, è questa, quella di un'immagine, quella di un movimento violento, di pochi antagonisti in genere, a volte anche terroristi. Non so se avete visto il telegiornale di ieri, già, di cui già Enzo ne parlava. Il telegiornale di ieri si è aperto con degli scontri in cui c'erano tantissime bandiere notav a Torino il 1° maggio del 2019, i quali volevano impedire lo svolgimento del corteo di 1° maggio. Beh, la realtà è in realtà molto diversa, come sicuramente capita molto di voi quando partecipate a un evento e poi lo vedete rappresentato sul giornale o sulla TV il giorno successivo, dice no, ma è questo quello che io ho visto, ma è un'altra cosa. Bene, è proprio un'altra cosa, perché io c'ero in prima fila quel giorno, come tanti altri, e non c'è stato nessuna carica, nessun atteggiamento violento da parte di questo spezzone notabile. C'era il desiderio di partecipare, eventualmente anche contestare, un rituale del 1° maggio in cui alcune forze politiche che in città governano da anni e dei sindacati confederali volevano avere il monopolio. Allora, cosa è successo questo 1° maggio, come tanti altri 1° maggio, che a questa parte del corteo, che a pieno titolo dovrebbe partecipare al corteo dei lavoratori del 1° maggio, viene impedito sistematicamente di raggiungere la piazza prima del termine del comizio. Allora, siccome è questo l'obiettivo, allora le forze dell'ordine hanno semplicemente sbarrato in più riprese l'accesso di questa parte del corteo, caricando vistosamente. Allora, quindi l'immagine che viene data però nei TG, qual è? È quello che c'è stata un'aggressione da parte dell'area antagonista con tantissime bandiere notav, quindi del movimento notav, che quindi viene criminalizzato. Ma al di là di questo fatto qua, io adesso vi farei vedere un minuto di video in cui viene fuori bene un ruolo del media nel dare un'immagine distorta di cui dicevo un attimo fa. Si riferisce al 2019. È un video che abbiamo proiettato in apertura di un'iniziativa che abbiamo organizzato come Controosservatorio in un teatro, in un cinema a Torino, all'indomani della manifestazione delle Madamine, che qualcuno di voi ricorderà.
Questo evento, che rientrava, avrebbe dovuto rientrare all'interno di una rassegna importante fatta a Torino, che si intitola Biennale Democrazia, e il cui titolo era Vero Falso, Realtà Reality nella rappresentazione mediatica, era il nostro titolo del nostro convegno che avevamo proposto, parlando del ruolo dei media rispetto al movimento notale. Questa proposta era stata accolta dal comitato coordinatore, ne avevamo discusso le modalità, avevamo discusso i relatori, i contenuti. Peccato che tre giorni prima, pochi giorni prima dell'inizio dell'evento, della rassegna, ci è stato detto non si può fare. Sono arrivati dei veti perché si parlava di TAV e di ruolo dei media. Vi faccio vedere questo minuto in cui abbiamo aperto questo convegno, in cui parla il direttore di quello che era il direttore della stampa e ora è il direttore della Repubblica, mi pare. Un minuto. Il popolo di Piazza Castello ci ha ricordato che c'è un'altra Italia che vuole essere ascoltata. Un'Italia che crede nella responsabilità personale, nel rispetto del prossimo, nelle istituzioni della Repubblica, nel legame identitario con l'Europa e nella forza incontenibile della libertà contro ogni tipo di oppressione, ideologia, insulto, offesa, minaccia e disprezzo. I torinesi di ogni estrazione, origine, fede, genere ed età sono scesi in piazza a bassa voce, senza bandiere di partito o slogan, per rigettare gli estremisti della decrescita, che non hanno voluto le Olimpiadi del 2026, non vogliono l'alta velocità, tagliano i fondi alla cultura, vogliono chiudere i negozi la domenica, non proteggono le famiglie da insicurezza, diseguaglianze e degrado. Perché questi luddisti del XXI secolo hanno priorità tutte al negativo, contro l'Europa, contro il Parlamento, contro i mezzi di informazione, contro i sindacati, contro le imprese, contro le banche, i migranti e tutti i cittadini che non la pensano come loro. Arrivati sulla piazza a piccoli gruppi, gli oltre 30.000 di Piazza Castello si sono ritrovati attorno al manifesto del SITAV, redatto da 7 donne comuni e straordinarie, perché la difesa dell'alta velocità è percepita dalla città come la linea rossa fra sviluppo e decrescita, fra chi vuole affrontare e vincere le sfide dell'innovazione sul mercato globale e chi invece vuole ritirarsi e perderle, rintanandosi in casa. È una sfida, in ultima istanza, sulla modernità, condita dai simboli di Torino, la gigantografia di Cavour, i cartelli sui piemontesi europei, gli applausi per Pininfarina e Marchionne, il canto finale dell'inno di Mameli e una piazza senza neanche una carta in terra, quando la folla è andata via con la schiena dritta. Ecco, questo è il messaggio che i media veicolano sulle informazioni. Come vedete è ricco di contenuti, contesta le ragioni notav, eccetera, eccetera. Molto imparziale. È molto imparziale, però è significativo. Per cui non si entra nei contenuti, il movimento notav è fatto di pochi violenti, a volte terroristi, comunque in ogni caso contro il progresso. Non emerge la vera natura, che la natura del movimento notav, per chi lo conosce, è soprattutto una natura, quello che viene fuori, la sua dimensione popolare. È un movimento unico per le sue caratteristiche, anche il più longevo tra quelli che si conoscono, forse al di là dei movimenti sindacali, sono 30 anni. I militanti non sono pochi attivisti, si mescolano all'interno del movimento diversi orientamenti politici. La pluralità, già prima ne parlava Enzo, è la caratteristica principale. C'è la capacità di creare relazioni tra generazioni diverse, c'è un rapporto con i tecnici, con i ricercatori, con l'università, e con le amministrazioni locali, che in questa fase è un po' più problematico di ieri. Ecco, questo sta alla base delle grandi manifestazioni di piazza, che ha visto decine e decine di migliaia di persone ripetutamente, non so in quante manifestazioni, dal 2005 in poi, dico il 2005 perché è l'anno in cui il movimento notav è apparso agli onori della cronaca, quando ci sono stati i primi scontri, i primi confronti con le forze dell'ordine. Ecco, tutte queste cose qui, la stessa esperienza di quelle che è stata chiamata la libera Repubblica della Maddalena, nascono da qui, da questa caratteristica popolare del movimento. A questa immagine così suggestiva, ma così reale, fa da contraltare una grossa repressione.
una grande repressione, perché se la Val di Susa è stata ed è tuttora un laboratorio di democrazia, di partecipazione dal basso, è diventata anche un laboratorio in cui si sperimentano nuove forme di repressione, nuove tecniche, a volte subdole, come quando si è stata fatta, comminata una multa, una bazzeccola, soltanto 251.000, se ricordo bene, euro, a tre militanti che si erano fatti portavoce di una manifestazione. C'è un disegno politico, evidentemente, non è soltanto una delega alle procure di Torino, le procure in particolare quella di Torino che eccelle in attivismo da questo punto di vista. C'è un teorema che il movimento è violento, c'è però nella procura è stato istituito un pool di magistrati che sono stati messi al lavoro preventivamente, prima che venissero commessi i reati, sono stati create delle corsie preferenziali nei processi, ci sono definiti tempi ultra rapidi e pene sproporzionate. Basti pensare a Nicoletta, che è stata, ha avuto un anno di carcere, ne ha scontati tre, grazie al Covid, diciamo, amara considerazione, per aver tenuto uno striscione a una manifestazione in cui c'eravamo tanti, a un casello dell'autostrada, io c'ero, e ad Ana, che nella stessa manifestazione ha raddoppiato la pena, 2 anni, ed ora in carcere, per aver usato un megafono. Ecco, questi sono, diciamo, i dati i media fanno la parte, diciamo, di disinformazione di massa e le procure fanno il resto. Ma non ci sono soltanto le condanne esemplari e le pene sproporzionate, ci sono le misure cautelari, le misure di polizia, che sono un dato estremamente pesante. Perché se io non ho commesso un reato, ma mi viene... ho il divieto di dimorare in un certo paese, oppure ho l'obbligo di dimorare da un'altra parte, ho l'obbligo di firma, mi viene ritirata la patente, beh, capite bene che il potere dissuasivo dal partecipare a delle iniziative, organizzare delle iniziative di protesta è forte. Ma forse credo che ci sia, così una mia ipotesi, insomma, però ci sia proprio della inammissibilità nel diritto dei popoli. Si può accettare che una persona protesti, si può accettare che una certa categoria di persone possa protestare, ma che un popolo rivendichi per sé il diritto a partecipare allo sviluppo, al futuro della propria terra, è una cosa che non si ammette. Per questo parlavo prima del giudizio del Tribunale Permanente dei Popoli. Sono anni e anni che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo viene ignorata perché fa paura accettare questi principi. Ora la Val Susa fa paura a qualcuno, ecco, bisognerebbe chiedersi chi ha paura della Val Susa, perché è un po' quello che è successo in altre zone d'Italia quando delle comunità si sono ribellate. Immediatamente sono state fermate anche con metodi più eleganti di quelli che vengono utilizzati da voi. Penso al caso della Locride e del tentativo di ospitare i migranti, al caso di Domenico Lucano, no? È stata utilizzata una magistratura molto più formale, molto più asettica, come dire, per dire cose che sono inammissibili e che stanno venendo alla luce. Quindi un po' alla volta verrà alla luce anche la violenza che viene utilizzata contro gli attivisti no-TAV. Ma a me sembra che addirittura in questi anni, per quello che ho potuto vedere io, c'è stata una sospensione dei diritti costituzionali nella valle. Non so se tu puoi confermare quella che è la visione di uno che sta all'esterno della valle. Cioè, sembra una zona franca dove, per esempio, le truppe TELT, no, di questo consorzio possono agire indisturbate, possono avere anche compiti di polizia, di sicurezza, cose che effettivamente lasciano allibiti. Insomma, sono cose che avvengono nel cuore di un'Italia che non è un'Italia, come dire, povera, un'Italia dimenticata, emarginata, e non è neppure un'Italia completamente infiltrata dalla camorra e dall'andrangheta. Ci sono sicuramente fenomeni criminali anche nelle vostre regioni, ma non c'è l'emergenza per praticare misure di sicurezza estreme. E qua io vedo una sospensione decisa dei diritti costituzionali. Beh, certo, diciamo l'area, tu parlavi prima di funzionari di TELT che non direttamente ovviamente fanno rispettare il cosiddetto ordine pubblico. A volte sembra quasi però che diano loro le indicazioni, gli ordini ai funzionari della questura. Ma in Val di Susa c'è una presenza militare fortissima nelle aree intorno al cantiere e non soltanto da anni, dal 2005.
il cantiere è diventato un'area di interesse strategico nazionale, non è un'area militare, ma viene considerato come se fosse un'area militare. Tant'è che questo, quando alcuni, ad esempio in questo episodio degli espropri, qualcuno ha chiesto di poter accedere al suo terreno con il suo cagnolino, è stato detto che non era possibile perché quella era un'area militare. Quindi la logica, diciamo, del padrone che è convinto che comanda lui a casa sua spinge addirittura a questi eccessi. La Val di Susa, da questo punto di vista, è vero, c'è stata una fortissima sospensione dei diritti. E le vicende che ruotano intorno alla Val di Susa però sono, come dire, secondo me, emblematiche di un fenomeno che è molto più generale. La democrazia, l'abbiamo visto tra l'altro, una dura repressione che ha colpito nei giorni scorsi il movimento NoTap. La nostra democrazia in generale, con le sue regole, i suoi riti, i suoi organismi, le sue situazioni, è sempre meno una democrazia sostanziale e si è ridotta ad essere sempre più una democrazia formale con meno diritti e meno partecipazione attiva. Non è quello che recita la nostra Costituzione, in cui si parla di democrazia sostanziale e non formale. È una democrazia spesso, come dire, paravento, un'immagine da mostrare in pubblico e richiamare quando serve per nascondere in realtà una realtà, quella di una società spettacolo che assegna ai media un ruolo preciso. Negare spazio al pensiero, al pensiero critico e criminalizzare il dissenso. Poi le procure fanno il resto. Certo. Io credo che da questo punto di vista, anche qui la Val di Susa è stato un laboratorio, ma poi si è esteso. Non voglio attribuire troppi meriti alla Val di Susa neanche da questo punto di vista, però se guardiamo all'ampio schieramento di forze politiche che sostiene oggi con entusiasmo il governo Draghi, non è forse questo lo specchio di una società fondata sulla forza del pensiero unico, che è il presupposto per una deriva arbitraria, una deriva autoritaria? Beh, la Val di Susa ha sperimentato e continua a sperimentare sulle sue spalle tutto questo. Cosa possiamo fare noi? Certo, noi cerchiamo di squarciare il velo dell'ipocrisia e delle menzogne per allargare ovviamente il consenso e mostrare il vero volto di questa resistenza della Val di Susa. Alcuni anni fa era stato coniato uno slogan molto bello e molto significativo: non occorre essere valsusini per essere notati. Basta essere onesti e informati. Questo informati è dato fondamentale, perché la maggior parte delle persone sono vittime di pregiudizi veicolati dai media, i quali hanno un interesse specifico. Non i media in prima persona, ma si fanno portatori di interesse specifico. Allora, incrinare queste certezze, insinuare dei dubbi e offrire nuovi momenti e possibilità di approfondire, di comprendere le ragioni del no, di conoscere da vicino la resistenza notare, che è fatta di determinazione soprattutto, di legami con altre resistenze, di tenacia, di non delega, di relazioni tra le persone, di convivialità. Questo è il vero essenza della Val di Susa. Qualche anno fa era nata un'esperienza, un'iniziativa in Val di Susa, chiamata Val di Susa Casa Tua, in cui c'era l'invito alle persone a venire in valle, a toccare con mano, a essere ospitati. Molti avevano messo a disposizione le loro case per ospitare simpatizzanti, militanti, curiosi che volevano conoscere la Val di Susa. Questo è un dato importante. Voglio solo fare un momento di pubblicità, se volete, ma non è tanto. Il Controsservatorio Val Susa, che è nato ormai nel 2013, diciamo da un appello che denunciava l'accerchiamento politico, mediatico e giudiziario della resistenza notava in Val di Susa, ha promesso ha fatto un sacco di iniziative in questi anni. Tu prima ricordavi l'intervento del Tribunale Permanente dei Popoli, ad esempio, no? In cui ha aperto una sessione sulla violazione di diritti sulle grandi opere e in particolare sulla Val di Susa, ma non solo, perché c'erano realtà che arrivavano anche da tutta Europa. Oltre a questo compito, la Val di Susa, il Controsservatorio, ad esempio, ha aperto un suo centro di documentazione alcuni anni fa, in cui vengono presentate alcune sezioni. Uno è come i media
hanno parlato e parlano del movimento. Ci sono più di 10.000 articoli di giornali su cui è possibile dal 2000, prima del 2010 fino ad oggi, quindi più di 10 anni, in cui è possibile fare ricerche testuali per vedere, capire come i media ne hanno parlato. La seconda sezione è come il movimento si è raccontato attraverso le sue iniziative, le sue mobilitazioni, le sue lotte, le sue barricate di carta, le delibere degli enti locali, eccetera, eccetera. Stiamo aprendo adesso un'altra sezione che vorrà dare il senso di questa dimensione popolare del movimento. È una sezione che darà voce direttamente alle persone, ai militanti, non ai leader, a quelli che sono stati visti come leader, che erano semplici portavoci, ma alle singole persone, ai pensionati, alle casalinghe, agli operai, agli intellettuali, agli artisti che fanno parte di questo movimento. Ecco, questa parte qui, basata su quella che si rifà a una tradizione della storia orale, di cui ovviamente non vogliamo, che è un esempio per noi, troverà spazio in questo centro di documentazione, in un sito con un archivio online disponibile per il pubblico, adesso in una forma molto, diciamo, molto per addetti ai lavori, ma ci sono già i contenuti, a parte questo sulla storia orale. Il titolo è traccenotav.org. Potete consultarlo, tra poco avrà una veste grafica un po' più attraente che non queste di adesso. Ecco, questo è lo sforzo, credo, che dobbiamo fare. Ridare, cercare in ogni modo di dare voce a questa caratteristica del movimento Notav, a questa resistenza, per metterla, per contrapporle a quell'immagine che ne viene data. Bene, grazie Enzo. Io credo che sia utile da questo punto di vista, appunto, l'incontro di oggi, perché ci aiuta ad allargare un pochino la platea di ascolto di queste esperienze, che sono anche delle esperienze, alla faccia di chi dice che questo è terrorismo, sono delle esperienze di organizzazione sociale sperimentali e innovative. Le seguo da tanto tempo, appunto da quando ho messo sul festival, però credo che ci avete insegnato molto da questo punto di vista, perché lasciare una traccia scritta, dare una coerenza alle cose che si dicono attraverso le parole, vuol dire anche creare una cultura del movimento. E qui c'è tanta cultura, perché con gli anni sono venuti fuori i problemi collegati ai cosiddetti beni pubblici, che devono diventare beni comuni, e questa transizione, che non è prevista dalla Costituzione purtroppo, ha bisogno di un grande processo di riflessione a livello nazionale. I diritti dei popoli al posto dei diritti delle persone, o in aggiunta ai diritti delle persone, sono trasformazioni del nostro modo di pensare, della nostra cultura, che hanno bisogno di tempo e purtroppo anche di sperimentazione. Questa sperimentazione sta passando sulla vostra pelle, ma non deve passare in maniera indolore, non deve essere assolutamente accettata dagli altri come un fatto di cronaca, deve essere appunto vissuto. Per questo io spero che questa rete che in Italia si sta costituendo e che parlerà di questa nuova coscienza sui beni comuni possa essere un altro dei quei frutti buoni della vostra lotta, della capacità di reagire a quella che è la svendita dei nostri territori, che sta avvenendo a diversi livelli in tutte le regioni d'Italia. Quindi è una coscienza, una consapevolezza che dobbiamo accrescere, guardando anche a voi. Ma mi hai portato sul terreno dei diritti umani, che a me è più congeniale, e quindi a questo punto credo che Gianna De Masi, che ci sta ascoltando, che è un'attivista dei diritti umani, parte di Carovane Migranti, ma è soprattutto la persona che in questi mesi, insieme a tante altre donne e uomini della Val Susa, sta sperimentando una nuova esperienza, quella della ospitalità, dell'accoglienza, dell'assistenza ai flussi migratori, che passano anche per il Piemonte per andare verso la Francia. Questo è un fenomeno complesso che è un po' dovuto alla deformazione dei flussi migratori, che un tempo venivano solo dal Mediterraneo, poi sono andati sulla rotta balcanica e adesso stanno entrando in Italia per cercare di passare e andare verso l'Europa. Si tratta di gente che tutto sommato non vuole restare in Italia. Ma questo governo, soprattutto il secondo Conte e soprattutto ora il governo Draghi, stanno dimostrando una ferocia straordinaria nel trattare questi
questi uomini, queste donne, queste famiglie che chiedono ospitalità nel pieno dell'inverno. E quello che sta accadendo sulla rotta balcanica, io credo sia stato denunciato in maniera esemplare dall'ASGI, Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione, ma anche da tutte le ONG che stanno presidiando la frontiera orientale italiana. È accaduto quest'inverno qualcosa di terribile e il governo non ha saputo difendersi dalle accuse, delle interrogazioni parlamentari e da tutti i dossier che sono stati preparati da queste ONG. Ha ammesso la sua colpa e l'illegalità, quindi la incostituzionalità con cui queste persone vengono respinte al diritto all'asilo. Alla base di tutto questo c'è un trucco che i carnefici che li hanno trattenuti per un certo periodo hanno messo in essere: la distruzione dei loro documenti, come è avvenuto a Srebrenica, come avveniva nella guerra di Bosnia, cioè togliere l'identità alle persone così che poi non siano più in grado di poter essere riconosciute da uno Stato di diritto. Ecco, di questo vorrei parlare con Gianna De Masi, che credo sia in ascolto. Le do il benvenuto, ma le passo la parola per raccontare questa nuova veste del movimento Notav, della gente della Valsusa, la capacità di accogliere chi viene in Italia in maniera nascosta per cercare di, semmai senza documenti, semmai senza alcun riconoscimento, per cercare di fuggire e andare verso paesi più felici del nord Europa. È un'esperienza che tu conosci bene. Prego. Intanto buonasera a tutti. Mentre vi ascoltavo, voi che mi avete preceduta, ho provato a segnarmi delle parole chiave. Quando ero insegnante, io insegnavo ai bambini a distinguere le parole piene dalle parole vuote. E le parole piene che mi sono segnata mentre parlavate sono dogmi, slogan, informazione, giustizia, legalità. Volevo partire da questa considerazione per illustrare il motivo per cui a pieno titolo stanno insieme dentro una discussione collettiva il tema del TAV e il tema dei migranti, che sono tenuti insieme proprio anche da queste parole piene, perché anche nei confronti dei migranti assistiamo costantemente all'esibizione di dogmi, all'utilizzo di slogan, mai supportati da dati concreti e soprattutto da dati reali, anche perché se ci si soffermasse sulle cifre effettive vedremmo come il castello di sabbia costruito sul tema dell'invasione crollerebbe in un attimo, rapportando i numeri reali al numero della popolazione italiana ed europea in generale. Eppure anche qui si sono creati dei dogmi per cui lo straniero è pericolo. Il fatto stesso che la tematica della migrazione attenga ai compiti del Ministero degli Interni è qualcosa di inconcepibile, perché viene derubricata a una questione di ordine pubblico e di sicurezza, là dove invece si parla intanto di un percorso che accompagna la storia dell'umanità da sempre. Cioè, gli uomini fermi a casa loro non ci sono mai stati, non tutti perlomeno, e hanno determinato anche la creazione del mondo in cui noi ci troviamo a vivere. Si è creato il dogma della difesa e quindi del muro. Bisogna costruire muri, bisogna bloccare, bisogna impedire, perché chi arriva ci porta danno. Salvo se lo facciamo entrare, lo cacciamo dalla porta e lo facciamo rientrare dalla finestra quando ci fa comodo, quando ci sono i pomodori da raccogliere o la frutta qui al nord, tanto per non limitare alle zone del meridione. Visto che si usa sempre l'esempio dei pomodori, sembra che solo in meridione ci sia lo sfruttamento. Qui è un mio pezzo di napoletanità che mi porta a spingermi verso la difesa del sud. Slogan terrificanti tipo prima gli italiani, tutto questo. Con questo si fa la non politica sulla migrazione.
con un obiettivo molto preciso, perché sembrerebbe che ricorrendo a questi sistemi in realtà uno sia semplicemente superficiale. No, c'è un obiettivo ben radicato, che è quello di continuare a utilizzare la migrazione come fenomeno funzionale alla società delle disuguaglianze. E quindi c'è un disegno politico ed economico molto, molto preciso. E anche in questo caso, come negli esempi che ha portato Ezio sulla questione del TAV, l'informazione, ahimè, almeno quella, come si dice, mainstreaming, mi sembra che sia il termine che viene utilizzato, l'informazione gioca un ruolo fondamentale, perché quando per mesi, quotidianamente, gli articoli si aprono con titoli appunto tipo invasione, sbarchi continui, il pericolo che arriva dagli altri mondi, ho finito di recente di leggere un brevissimo lavoro di Umberto Eco sulla creazione del nemico, e ci ritrovavo proprio tutti i meccanismi che sono stati messi in campo per creare diffidenza nel migliore dei casi, paura in casi ancora più seri, quando non addirittura odio. E di qui aprire la strada a delle scelte e dei comportamenti razzisti. Quindi anche in questo campo l'informazione ha un ruolo importante e diventa un dovere di tutto noi cercarcela da altre parti, l'informazione, o costruirla e trasmetterla, quella che quando ero giovane nel Medioevo si chiamava controinformazione. Ecco, questo è uno sport che cerchiamo di continuare a praticare. Ma ancora un altro legame con la realtà delle lotte in Val di Susa, anche perché Maurizio giustamente mi hai presentata come attivista di carovane migranti, ma ovviamente faccio parte in maniera altrettanto attiva del movimento NoTav, e la differenza tra giusto e legale. Allora, non sempre ciò che è legale è giusto, e non sempre ciò che è giusto è legale. Di qui la scelta certe volte di muoversi sul filo del rasoio in determinate azioni e in determinati comportamenti. E direi che il fatto recente successo a Trieste con la perquisizione a casa di Lorena Fornasire del marito Gian Andrea, che attualmente si trova inquisito con l'accusa di favoreggiamento di emigrazione clandestina, ma con l'infamante aggiunta di farlo a scopo di lucro, ci mette davanti al fatto che viviamo in una realtà in cui la cosiddetta giustizia si mette al servizio di un modello politico e di un modello di società in cui noi non riusciamo a riconoscerci. Ci sono riusciti a creare il reato di solidarietà. E allora, così come noi c'eravamo su quell'autostrada quando che ha determinato la situazione che ha determinato poi la carcerazione di Nicoletta prima e di Dana poi, allora noi ci siamo anche rispetto alle cose che vengono imputate a Gian Andrea, perché gli viene imputato il fatto di aver accolto, di aver curato, di aver aiutato anche economicamente, peraltro nel caso specifico aiutandoli a riscuotere denari loro, che però ovviamente legandosi a quel problema della negazione dell'identità. Uno dei problemi che incontrano i migranti che non riescono ad accedere alle operazioni bancarie, anche quando magari i loro amici, parenti o conoscenti gli fanno trovare dei denari per poter proseguire il loro cammino, e tramutarlo addirittura in reato praticato a scopo di lucro. Ed è una denuncia fatta a una persona che insieme alla moglie da anni si dedica a un atto sicuramente umanitario, ma che è principalmente politico, che è quello di curare i piedi dei migranti quando riescono a passare la frontiera e arrivano a Trieste, anche perché uno
fulgidi esempi di umanità e di pratiche che vengono utilizzate lungo la rotta balcanica è quella di sottrarre ai migranti le scarpe, per cui arrivano nella maggior parte dei casi con piedi devastati. E in questo gesto, carico sì di umanità e di umiltà, ma non un'umiltà pelosa, un'umiltà vera, ma soprattutto di umanità, il gesto si tramuta in gesto politico. E queste sono le cose di cui è accusato Gianandrea, ma a questo punto davvero, allora siamo tutti colpevoli. Siamo colpevoli perché andiamo a cercare giacche a vento e pantaloni imbottiti, perché procuriamo cibo, perché facciamo raccolte di denari, perché diamo informazioni per ridurre il grandissimo rischio che queste persone corrono tentando di attraversare il confine alpino, il confine italo-francese. Il Mediterraneo ha accolto, ahimè, migliaia di corpi. Le nostre montagne rischiano durante l'inverno di diventare un altro tipo di coltre, un altro tipo di mare profondo che copre corpi. Finora è stato contenuto il numero di vittime, ma ci sono state, e come in pieno mare, anche qui sono morti atroci: morire di freddo, morire perché cadi in un burrone, morire perché ti perdi. E se ti perdi a 2000 metri d'inverno con la neve, la morte è sicura. E quindi io vedo un po' tutti questi legami tra la battaglia della valle e la pratica attivista di presenza, anche in questo caso, di una solidarietà dettata sicuramente da sentimenti umani, ma che si colora assolutamente di scelta politica, perché è un modo anche per denunciare l'ingiustizia di ciò che invece è ritenuto legale. La negazione dell'identità che tu, Maurizio, ricordavi, a parte che fa correre, credo, la nostra memoria anche ad altri episodi del secolo scorso, quando le persone venivano indicate e identificate con un numero. Non siamo molto distanti da quel pezzo di storia che tutti ci sgoliamo a dire: mai più, non deve succedere, ma lo diciamo solo il 27 gennaio, poi ci si dimentica. La negazione dell'identità, la sottrazione di documenti ha una conseguenza assolutamente pratica, che determina il fatto non solo che a queste persone si arriva a negare l'asilo, ma addirittura ancora prima gli si nega il diritto di accedere al diritto di chiedere asilo, perché se tu non hai documenti non esisti e quindi non hai accesso a quello che la legge prevede. Per cui di qui tutte le questioni nate sull'illegalità dei respingimenti, respingimenti che peraltro vengono spesso operati con grande brutalità, anche ai confini italiani, fortemente al confine croato-bosniaco, dove i migranti che passano, quando tentano il game, come lo chiamano loro, vengono sottoposti a violenze inenarrabili, e in un'altra occasione di scambio di opinioni e di conoscenze come questo, qualcuno che conosce molto bene questa realtà spiegava con chiarezza che questa brutalità è dettata fondamentalmente da un obiettivo: più li picchiano e più gli fanno male, respingendoli, e più si ritarda il momento in cui loro sono in grado di ritentare il passaggio. Questa è la nuda e cruda realtà per cui si ricorre a questi mezzi. Ma anche un altro collegamento mi si è acceso mentre parlavate: è stata ricordata la sindrome NIMBY. Ma cosa c'è di cui i notar sono stati accusati da sempre, perché noi pensiamo solo al nostro giardino o all'orto di nostro padre, al di là del fatto che abbiamo detto in tutti i modi che difendere il terreno e il territorio dei nostri padri non ha niente di indegno? Ma cosa c'è di più NIMBY di chi dice che qui chi arriva da fuori non deve entrare, non deve trovare un lavoro, non deve costruirsi una vita? Non è questa una indegna difesa di un proprio giardino, possibilmente rigoglioso e che sicuramente non si vuole condividere
con chi arriva da situazioni devastate e devastanti. Direi che più che il no ai migranti, come esempio di sindrome NIMBY, di difesa strenua di quello che ho e quel che mio è mio, difficilmente si possa trovare. Inoltre è stato trovato questo meccanismo abbastanza bizzarro di definire una graduatoria, una classificazione dei migranti, per cui ci sono i migranti economici e quelli non vanno bene, ci sono quelli che scappano dalle guerre, allora magari con questi possiamo essere un po' più comprensivi. I migranti climatici bisognerebbe intanto riuscire a far ammettere pienamente che c'è il problema, che nel giro dei prossimi 30 anni si parla di 300 milioni di persone che si sposteranno a causa dei cambiamenti climatici, così come ci si dimentica di vedere l'interconnessione tra fuggire da una guerra e il fatto che la gran parte delle guerre sono ormai dettate dalla volontà del controllo delle fonti energetiche. Allora diventa proprio difficile capire se fuggono da un problema climatico, da un problema di guerra. La guerra crea povertà e allora sei anche un migrante economico. Ma come si fa a irrigidire in una classificazione di questo genere l'esercizio di un diritto? Perché Carovane Migranti cita proprio se andate sul sito di Carovane Migranti, in cosa crediamo? Dice: crediamo che la libertà di spostamento nel mondo costituisca un diritto inalienabile di ogni essere umano. Scegliersi gli spazi della propria esistenza dovrebbe infatti essere alla base del principio di autodeterminazione di ogni individuo. Altre parole mi hanno sollecitato dei collegamenti. Forse proprio Enzo in apertura ha parlato di madri. Questa figura delle madri è ricorrente anche nel mondo del sostegno e dell'accoglienza dei migranti. Insieme a mio marito io ho vissuto un'esperienza intensissima partecipando alla caravana de los migrantes desaparecidos mesoamericanos. Si tratta di una carovana che ogni anno, quest'anno è stata fatta solo online per ovvi motivi, ma ogni anno, grazie al movimento dei migranti del Centro America, fa arrivare in Messico un numero di madri, di persone che sono scomparse nella rotta che dal Messico porta agli Stati Uniti, e ripercorrendola, quindi partendo dal confine tra Guatemala e Messico, si arriva al confine tra Messico e Stati Uniti, dando spazio a momenti pubblici, esposizione delle foto degli scomparsi, conferenze stampa, tutti i sistemi che possono servire per tenere alta l'attenzione su un fenomeno che, per il fatto che per convenzione si chiama il fenomeno della desaparición, ci fa pensare sempre al Sud America, giustamente, che ha pagato un tributo consistente a questo fenomeno, ma pochi sanno che questo fenomeno è assolutamente trasversale a tutto il pianeta. E anche lungo la rotta balcanica, grazie alla cancellazione delle identità, si verificano episodi di desaparición, e anche tra quelli che sono approdati in Italia esistono casi di persone di cui non si è saputo più nulla, non si è più potuto risalire. Ed è per questo che Carovana Migranti ha un contatto forte con le madri del Nord Africa, con cui porta avanti un grosso lavoro di ricerca e di identificazione. Non lo so. Direi che tante cose, hai detto tantissime cose, che una cosa mi viene da dire spontanea: qualcuno ha accusato il movimento, perlomeno diciamo i valligiani, di essere un po' gente chiusa, no? Questo è un altro di quei luoghi comuni di cui facciamo ampio consumo, così meridionali, no? Insomma, scegli tu, ognuno cerca di dare una classificazione, di semplificare quella che è una complessità naturale. E, insomma, tu hai dato una dimostrazione di come la solidarietà che ha investito la valle in questi anni per difendere se stessa ha generato poi una solidarietà
verso l'esterno, importantissima, perché il movimento delle carovane migranti, ma anche l'operazione che state effettuando a sostegno di questa gente che cerca di passare il confine e andare in Francia, è cioè una prova di coraggio, una prova di forza, di solidarietà che state portando avanti, aprendo. Io spero che anche l'incontro di oggi possa servire ad allargare i confini del vostro movimento, perché sono già molto ampi, siete conosciuti in tutta Italia, però credo che ci sia bisogno di rilanciare con iniziative e con campagne. Bella la raccolta di firme per Dana che è stata fatta, ma secondo me va estesa a tutto il territorio nazionale, cioè gli italiani devono sapere che in questo momento la Valsusa è, come dire, l'avamposto delle lotte per i diritti umani, perché altro che NIMBY, qui il territorio italiano se lo stanno vendendo a pezzi e con grande rapidità, e bisognerà quindi capire chi è che sta operando questa vendita e chi sta acquistando, così come l'Africa la stanno acquistando con il land grabbing, le grandi potenze, la Cina, insomma sta avvenendo di tutto, anche l'Europa è sottoposta a questo attacco, anche l'Italia, i confini nazionali ormai fanno ridere, sono un concetto che serve soltanto quando può far comodo. La verità è che il potere del capitale delle multinazionali, lo sappiamo benissimo, ormai non ha, abbiamo fatto l'esempio della TELT prima, che agisce sul nostro territorio con una certa facilità, quindi una certa agevolezza, anche secondo noi, così superando i confini di quello che è il diritto. Per questo mi piace che queste storie che tu ci hai raccontato ci danno l'idea di quanto questo movimento sia cresciuto, sia ampio e sia capace di rispondere anche ad altre sollecitazioni. Quello di cui forse dovremmo occuparci appunto in Italia, siccome di casi come la Valsusa ce ne sono altri, io penso a Taranto per esempio, no? Uno su tutti, ma ce ne sono altri in Sicilia, ce ne sono in varie regioni d'Italia, dove è lo stesso nostro governo, attraverso le nostre istituzioni, che cerca di impedire alle comunità di esprimersi e di essere protagoniste delle scelte che le riguardano direttamente. Allora mi chiedo cosa si può creare, come si possono mettere insieme questi tasselli? Questa è un po' la nostra missione, la domanda con la quale ci dovremmo, secondo me, lasciare, perché parlare di NOTAV ormai è in certi momenti anche scontato, voglio dire, cioè è talmente chiaro che i presupposti di questa galleria enorme, di questo treno, sono caduti e ormai alle vostre opposizioni non c'è più risposta. Ci sono soltanto degli slogan vuoti, che ormai lo sanno molti in Italia, però non si capisce perché questa operazione, questo progetto deve continuare a procedere, perché deve produrre altro danaro. Ma insieme a questo danaro, e questa è la sottolineatura che vorrei fare, si sta producendo un danno alla salute della vostra comunità, perché lo scavo di una montagna in cui pare sia accertata la presenza di amianto e uranio in percentuali piuttosto preoccupanti, vuol dire poi creare un problema di rifiuti tossici, vuol dire scatenare una serie di rischi all'aria aperta che finora sono stati nulli, contenuti dalla struttura del terreno. Quindi tutto questo viene sorvolato nella comunicazione mainstream, come dici tu. Cioè, secondo me su questo dovremmo lavorare molto, perché il diritto alla salute resta proprio in questi anni, in questi mesi, sotto l'attenzione della stampa e dell'opinione pubblica. Non si può parlare da un lato di vaccini quando dall'altro si sventra una galleria di 50 chilometri piena di amianto e di uranio. Insomma, l'ho messa un po' cruda, ma volevo dire questo. Cioè, mi sembra che ci sia una contraddizione molto, molto evidente. Non abbiamo un... Volevo aggiungere un paio di cose, ma ho visto che... Sì, forse dovremmo precisare che... salutare, no? Ecco, che Ezio si deve andare via perché ha un impegno. Prego, Ezio. No, vi volevo solo salutare, mi scuso, c'ho un'altra videoconferenza tra pochi minuti e devo proprio andarmene. Vi ringrazio, spero di rivederci in un'altra occasione. Scusate. Grazie, grazie a te, buon lavoro. Dicevo che a proposito di slogan vorrei usarne uno io, a cui sono particolarmente affezionata, oltre a quello che aveva già ricordato Ezio. Ma la nostra non è solo una battaglia contro un treno, ma è questo treno che si è assurto a icona di una battaglia per un modello di società diverso. E io credo che per questo ha trovato terreno così fertile, oltre che nella storia della Val di Susa, perché io ricordo che in Val di Susa ci sono stati i primi obiettori di coscienza, c'è stato il primo ordine del giorno votato dal consiglio di fabbrica di una fabbrica di armi che si opponeva a questo tipo di produzione, quindi
voglio dire, c'erano delle premesse che ovviamente favorivano il germogliare ulteriore di scelte di solidarietà, però a maggior ragione si collega al fatto che la nostra battaglia contro questo treno inutile, devastante e super costoso si leghi al fatto che tanti di noi, ma poi vorrei dire tutti, perché magari qualcuno è più attivo sul territorio, ma ogni volta che si fa un'iniziativa, ad esempio per raccogliere fondi, c'è tutto il movimento No TAV dalla parte dei migranti. E poi volevo riprendere ancora una piccola cosa che ha detto Ezio sulle nostre modalità di resistenza e di battaglia. Ha parlato anche di convivialità. E allora in valle è nata un'esperienza che si è poi costituita in associazione di cui faccio parte, che si chiama Fornelli in Lotta, che ha voluto coniugare la passione per la cucina e la passione per la lotta sociale e fa della convivialità uno strumento di resistenza e di solidarietà. È lo strumento che usiamo molto spesso anche per finanziare la resistenza legale nei confronti degli espropri. Abbiamo fatto iniziative di tipo alimentare, rigorosamente da asporto, perché facciamo tutto nel rispetto delle regole vigenti. E abbiamo raccolto fondi per questa cosa, così come li abbiamo raccolti per il progetto di Riace, piuttosto che appunto per sostenere i rifugi che su Adulx si prendono, anche se ormai bisogna dire si prendevano, perché la casa cantoniera oggi è stata sgomberata. Però ecco, nella creatività, in quel connubio tra creatività e solidarietà, mi faceva piacere ricordare anche questo, perché è un aspetto che ha sempre contraddistinto i nostri presidi. Quando abbiamo costruito il presidio ai tempi delle trivellazioni, qui in bassa, quasi in pianura, noi siamo tra Rivoli e Rivalta, in un terreno dove era prevista una trivellazione, abbiamo costruito un presidio. E mi ricordo era gennaio e quando abbiamo iniziato i lavori si è messo a nevicare, ma in men che non si dica, mentre montavamo le assi per costruire il presidio, abbiamo montato anche una vecchia tenda di recupero sotto cui ha trovato collocazione una cucina, in modo che i ragazzi e tutti quanti, tutte le persone che stavano contribuendo a costruire il presidio potessero fruire di un pasto, di qualcosa di caldo. Ecco, lo scambio, la condivisione del cibo e anche del vino, diciamolo, perché poi qua in Piemonte il vino buono c'è, ha sempre costituito un momento di condivisione, di nuovo un momento umano, un momento di umanità che può connotarsi di parametri di significato politico. Beh, anche questo è un esempio di creatività che appoggia la lotta dura, per così dire. Quindi è un momento piacevole che fa piacere ricordare perché fa parte di questo modo diverso di colpire l'immaginario delle persone. È bene saperlo perché così quando passiamo in valle sapremo che c'è anche. Garantiamo un buon livello di qualità, abbiamo testimoni a nostro favore. Vabbè, quindi un po' come la spesa sospesa che è stata inventata a Napoli in questo momento di Covid. Insomma, facciamo un po' Vorrei mostrare un documento storico, se mi è possibile, per mostrare quali correlazioni profonde, ma veramente profonde, ci sono tra il movimento, la storia di questo paese, i diritti e la cultura. Adesso spero di riuscire a condividere lo schermo. Ecco, riuscite a vedere questa? Riuscite a vedere? Ecco, riuscite a vedere questa? Sì, si vede. Siamo sulla stampa del 1974, vediamo se riusciamo a leggere la data, il 24 ottobre 1974. Sì. Abbiamo a giudizio alcuni giovani facinorosi accusati di vilipendio e istigazione alla disobbedienza come pacifisti. Ecco, non so se li riconoscete. Abbiamo al centro il secondo da sinistra, è Domenico Sereno Regis, a cui è dedicato il nostro centro studi. Al suo fianco, a sinistra, c'è il giovane che all'epoca organizzava, gestiva i movimenti non violenti della Val di Susa, Alberto Perino. Sì. Alla sua sinistra abbiamo Giuseppe Marasso. Davanti, il primo in prima fila con gli occhi socchiusi, Giovanni Nanni Salio. Questi quattro delinquenti,
sono a giudizio perché hanno fatto una manifestazione in Piazza Castello contro la militarizzazione. I difensori in quel processo, li si trova qui, sono Zancan e una certa Bianca Guidetti Serra. Questa è storia, la migliore storia e la migliore cultura del nostro paese che è passata e sta passando in questa valle. Non riconosco tutti quei personaggi, ecco, però quello che vi posso dire è che quando Zancan commemorò Nanni Salio, ci disse che nella sua storia da avvocato Nanni Salio era stato per lui il miglior imputato di tutta la sua esperienza da avvocato. Ecco, però volevo dire questo, cioè appunto c'è un percorso estremamente profondo. Noi al Centro Studi, se ce la facciamo, vorremmo anche riprendere un po' la storia dei movimenti anche cattolici della Valle di Susa. Achille Croce era sicuramente un maestro di molti di queste persone, vedremo se ci riusciremo. Non c'è più Ezio, però aggiungo un particolare, così una curiosità. In realtà non è il movimento valsusino quello di più lunga esperienza di lotta ambientalista in Italia, perché questo record purtroppo è della lotta della Valle di Cengio contro l'ACNA e contro quella che ancora prima era il dinamitificio che si trovava laggiù. Una lotta più che secolare, con situazioni di degrado ambientale che in certi momenti sono state incredibili. Certamente non ebbe l'eco che ha oggi il movimento valsusino. Ecco, scusate la digressione. No, io direi che invece, diciamo, abbiamo detto un po' tutto quello che Ti hai avevamo commosso con questa raccontare. Sì, pagina di io ho giornale? conosciuto anche Alberto, quindi ho visto una persona che conoscevo e ho letto anche la storia di Domenico Serena Regis, quindi è una bella esperienza quella di ritrovare tutti questi elementi di conoscenza in un momento come questo. E spero veramente che abbiamo fatto un buon lavoro stasera per aver informato, ripeto, quella parte di platea che non sa tante cose del movimento Notave, che forse come per colpa di questa informazione un po' deformata, ha sempre ritenuto che il movimento Notave sia un movimento duro, lo è sicuramente un movimento determinato, ma è un movimento che ha molte anime, che non può essere ridotto con un aggettivo, con una valutazione sommaria. Io credo che appunto avete anche il compito di portarlo avanti e noi con voi per dare l'idea di questa complessità e adeguarlo a quelle che sono le forme mutevoli, secondo me, dei diritti umani in questi anni. Cogliere cioè l'importanza della tutela del territorio, che non è più un fatto spontaneo legato a una comunità, ma deve essere un tema nazionale. E c'è una battaglia che si sta conducendo anche giuridica in questo senso. Io la sto seguendo perché nel Mezzogiorno, diciamo, l'abuso del suolo, il consumo del suolo è ormai tornato di moda come negli anni 60. Con il crollo dell'economia, purtroppo, le amministrazioni possono ripianare i loro bilanci soltanto vendendo i beni basilari, quelli sui quali è basato il diritto fondamentale dell'essere umano, per cui la terra, l'acqua, l'aria e la qualità della vita. E sono le prime vittime queste di questa finanziarizzazione globale. Per questo mi sembra che la Non so discussione se fatta. volete qualche aggiornamento sulla casa cantoniera, perché io sto seguendo in diretta i messaggi che girano. Quando finisci il tuo pensiero, però magari prima di Sì, no, no, chiudere. figurati, io ho detto quello che dovevo dire, anzi, volevo poi scambiare due parole con Enzo a proposito della nostra nuova iniziativa, ma mi sembra che oggi il fatto di cronaca rilevante è stato questo sgombero della casa cantoniera di Uzz, quindi è avvenuto in grande stile, con grande spiegamento di forze, quindi chissà quante migliaia di persone erano nascoste lì dentro, insomma, Sì, tra veramente. l'altro è capitato in un momento in cui era particolarmente significativa la presenza di bambini, perché mentre fino a un anno fa la presenza era principalmente di giovani single nordafricani o centroafricani, ma che comunque arrivavano dalla rotta del Mediterraneo. Da un Sì. anno a questa parte si è intensificato l'arrivo della rotta balcanica che è caratterizzata dalla presenza di famiglie e famiglie numerose.
che arrivano anche non solo dopo mesi, anche dopo anni di cammino. E in combinazione con ieri sera c'è stato un arrivo particolarmente intenso di famiglie con bambini e ragazzi. Al momento le famiglie sono state dislocate in altre situazioni e il rifugio gestito dalla parrocchia, che abitualmente ha una funzione solo notturna, oggi è stato aperto tutto il giorno, lo sarà credo anche domani, ma bisogna trovare le risorse per tenerlo aperto tutto il giorno, perché comunque la casa cantoniera ha svolto in questi anni un ruolo di accoglienza 24 ore al giorno, basandosi sulla presenza di volontari, di persone solidali e di questi ragazzi che secondo me poi erano il vero obiettivo dell'intervento di oggi. Quindi al momento solo alcuni sono stati sottoposti alle pratiche per l'identificazione, altri, soprattutto le famiglie, erano in situazione tale per cui è stato possibile sistemarli in altre situazioni. È chiaro che se non si riattiva una realtà come quella della casa cantoniera sarà sempre più difficile accogliere le persone che arrivano e più difficile dare voce a un cammino di coordinamento che abbiamo impostato anche proprio con gli amici di Trieste per accompagnare queste persone lungo tutta la loro lunga vicissitudine. Tenete conto che tra settembre 2020 e gennaio 2021 si calcola, lo dicevo prima mentre scambiavamo due parole prima di iniziare, sono cifre da prendere con le pinze perché non esiste nessun registro della migrazione. Comunque si calcola che da settembre a gennaio ci sia stato il passaggio a ULCS di circa 5.000 persone, che vuol dire che queste due strutture, cioè la casa parrocchiale e la casa cantoniera, hanno garantito un'accoglienza, il fatto di attrezzarli, di coprirli, di nutrirli. Alcuni hanno avuto bisogno di essere accompagnati in ospedale, di poter effettuare alcune cure mediche. Ecco, chi farà tutto questo, visto che questa casa cantoniera urtava così tanto evidentemente la sensibilità di qualcuno? Come madre ovviamente mi sento chiamata in prima linea dalla presenza di bambini in una situazione climaticamente ancora pesante, perché in montagna fa ancora freddo, e quindi insomma anche le cose che servono andranno di nuovo cercate, andranno di nuovo distribuite. Però continueremo, non molleremo, così come non mollano le madri che tutti i giovedì manifestano davanti al carcere delle Vallette, tanto per richiamarci di nuovo alla situazione di Dana, ma non solo di Dana. Sono ancora una volta proprio le madri che hanno voluto simbolicamente scegliere il giovedì. Tutti sappiamo che cosa significa il giovedì nella storia delle madri di Piazza del Maggio. E tutti i giovedì, accompagnate dal movimento, dalle fumne notav, se c'è qualcuno non piemontese in ascolto, fumne in piemontese vuol dire donne, ma da tutto il movimento in maniera assolutamente intergeneris, tutti i giovedì si fa il presidio davanti al carcere delle Vallette per ricordare a chi di dovere che noi non ci dimentichiamo degli amici e delle amiche che sono in carcere. Insomma, quindi mi piace mandare anche in questa occasione un pensiero a loro. Enzo, a te la parola. Ma nulla, io ringrazio Maurizio, ringrazio Gianna, ringrazio Ezio. So che sono preziosi, il loro tempo è prezioso, perché, come si dice, Goffredo Foffi, quando riunisce la rivista Gli Asini, ci racconta, io faccio parte anche, ho la fortuna di far parte di quel gruppo, ci racconta sempre la difficoltà dell'ottenere, del sentire e raccogliere storie importanti, perché lui dice, perché chi ha delle storie importanti da raccontare non ha il tempo per mettersi a scriverle.
e chi ha il tempo per mettersi a scriverle non ha nulla da raccontare di interessante. E quindi è molto difficile trovare questo insieme, no? Di persone che abbiano messo insieme le loro esperienze, i loro racconti e trovino anche il tempo per raccontarlo e per scriverlo. La Valle di Susa ci prova in tanti modi. Mi piace, siamo molto contenti di queste testimonianze, perché poi sono soprattutto testimonianze. Sulle questioni tecniche si può dire un mare di cose, le attività vanno avanti, ci sono gruppi organizzati, da poco è nato un gruppo che comprende fino a questo momento due soli comuni, Bussoleno e Salbertrand, che vorrebbe occuparsi della tutela della salute e dell'ambiente in Val Susa, di cui fanno parte Medicina Democratica, l'Associazione Italiana Esposti Amianto, Pro Natura e anche gli stessi avvocati che poi difendono i migranti, per dire. Ci sono moltissime iniziative. Quello che sta succedendo oggi in TELT è purtroppo pochissimo, è legato a quello che è un enorme problema, non soltanto per TELT, ma per tutti coloro che devono avviare attività industriali di grande impatto, e cioè devono raccontare e spiegare cosa fanno dei rifiuti, no? Quando si propone un progetto, una progettualità che prevede produzione, devono anche raccontare cosa fanno dei rifiuti, di rifiuti che possono essere lo smarlino o rifiuti secondari. TELT ha questo enorme problema, e così come si è tentato, insomma, di non notificare nei modi corretti e seguire le norme procedurali per le notifiche di sgombero, lo stesso è stato proposto per quello che riguarda la gestione di tutto lo smarino di quella valle, che continuerà ad essere un grosso problema, purtroppo non soltanto per TELT, ma anche per chi in quella valle ci abita e dovrà, se mai partiranno per davvero queste nuove opere, delle quali non abbiamo assolutamente alcuna contezza, non sappiamo nulla di davvero definito, e bisognerà poi vedere che quali saranno i veri giri e che queste faranno dalla valle e dove andranno a finire. Vi ringrazio. Vi saluto tutti, e siamo stati un'ora e mezza e mi sembra sufficiente. Posso ringraziarti per questa occasione che ci hai dato di parlare con voi, di sentire queste cose. Volevo soltanto ricordare che siamo legati in una nuova iniziativa che si chiama Rete del Caffè Sospeso, quindi è una rete che è nata nel 2010, che quest'anno si è data una nuova veste, solidarietà nella cultura come sempre, ma con un obiettivo diverso, quello di invitare in Italia, quando sarà possibile, le persone, gli intellettuali perseguitati nei paesi d'origine. E a proposito di questo, io credo che se in un primo momento avevamo pensato esclusivamente ad invitare persone perseguitate appunto all'estero, sto parlando di paesi dell'Asia, dell'Africa, in cui queste cose avvengono continuamente, forse sarà anche bello parlare di qualcuno che è perseguitato in Italia, perché forse da noi dovremmo mettere le virgolette per questo termine, per non incorrere nella repressione, però sarà bene incominciare ad esaminare l'uso indiscriminato della forza e della cosiddetta legalità, o malinteso senso di legalità, che punisce in maniera molto pesante, molto dura, chi semmai si muove ai limiti della legge, perché una protesta è sempre ai limiti della legge. Quindi dovremmo forse invitare ed ospitare qualcuno che è più vicino a noi, per poter capire fino a che punto il nostro paese è ancora una democrazia o ancora deve percorrere dei passi per meritare questa qualifica. E questo volevo dire, perché il Centro Sereno Regis ha aderito subito a questa iniziativa, siamo felicissimi, è un'iniziativa che abbiamo fondato con Chiara Sasso nel 2010 e con altri festival culturali italiani, ma ora ha cambiato un po' la sua natura e si apre a tutto il territorio nazionale per avere un'immagine dei diritti nel mondo che è consona anche a quella del nostro Festival di Napoli. Grazie per questa opportunità, per l'ospitalità, grazie a Gianna, grazie a te ovviamente, e ad Ezio che è andato via. Speriamo di ritrovarci presto su questi percorsi, noi siamo pronti e disponibili a collaborare con voi. Va bene, ricordo l'appuntamento del prossimo 30 marzo con il tema Le lotte non violente dei contadini in India. Buona serata a tutti, ciao Gianna, ciao. Allora...